E per tutti ragazzi, ben ritornati in un nuovo episodio qui con il vostro Mattieria Serie. Qui, su Delphinia, no, su Superman Sunshine. Nello scorso episodio abbiamo finito completamente tutto quanto il gioco. Rimangono gli ultimi due soli custodi, che in verità è soltanto uno. Però in questo episodio noi dovremmo andare a prendere tutti i soli custodi delle monete blu. Ed ecco quindi che andando direttamente a Porto Giocondo, a una nuca, dovrebbe essere, sì, una dei nuchi, che la chiamerò nuca, sì, avete sentito bene. Noi andiamo qua direttamente e... ecco qua, che poi si è arrivato nuke e le miglia di nuke, però quali sono i dettagli. Benvenuto carissimo, sei qui per concludere l'affare, vero? Quanto avevamo detto? Ah sì, 10 monete blu. Potete darti dei soli custodi per quelle monete. Che ne dici di 23? Che sarebbero in pratica 230 monete, 23 soli custodi. Sì. Quindi preparatevi a 23 shine. Shine, 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 shine. E basta, visto che li ho dati tutti 23. Era 23, non 25. Ok. Shine. Solo per dire che era shine. E adesso, ragazzi, abbiamo la bellezza di 118 soli custodi. Nel gioco ce ne sono 120, come ve lo disse all'inizio. E gli ultimi si possono trovare solo e soltanto una un sole custode. La fine vera e propria di Super Mario Sunshine, ovvero nel Vulcano Corona. Però nel Vulcano Corona ci sono anche 10 monete blu. Io ieri le volevo prendere dopo comunque aver fatto Delphinia, perché volevo fare appunto Delphinia e Vulcano Corona. Però poi ho detto, tanto questo video verrà molto molto breve. E infatti ragazzi, benvenuti a Vulcano Corona, che letteralmente questo e basta, è finito. Cioè, non c'è niente da fare. Non ci sono soldi custodi, non ci sono missioni. E quindi è così. Un attimo che mi metto in full HD da qua. Ok, così vedo anche meglio io. Ed è letteralmente tutto pieno di queste cose. È abbastanza difficile, però l'ho fatto per 4 volte, quindi dovrei stare abbastanza a posto, perché so come funziona. E invece non so come funziona. La cosa più bella di tutte è che ci sono monete blu da prendere in una maniera difficilissima. Ma non li prenderemo, ovviamente. Vi ho 21 vite, ma abbiamo fatto benissimo allora a farlo adesso con questa missione del Vulcano Corona. Anche se qua con le vite aumenteremo soltanto e non diminuiremo, almeno a quanto ricordo. Bellissimo, la lava volevo colpire precisamente. Non saranno fatti tagli, almeno credo che non siano stati fatti dei tagli. È vero, Matti del futuro, è vero? Lo confermi all'interno di un commento, grazie mille Matti del futuro. Vabbè, sicuramente dei tagli li farò, perché morirò spesso e volentieri. L'unica cosa è andare adesso direttamente qua su queste spine, fare in questa maniera. Che scemo che sono stato, potevo aspettare 10 secondi in più. Ok, fare così, tac, tac, dai, bellissimo, via uno. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa è una moneta blu. Vai, veloce, veloce, veloce in dolore, veloce in dolore. Dai, 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 dai. No! Piccolo, piccolo fail. Ho appena scoperto una cosa, la lava è acqua. È solo la lava che fa danno. Infatti ho premuto ZR sopra la lava e mi aveva caricato l'acqua. Questo non lo sapevo. Vedete cosa succede quando ci sono dei glitch all'interno del gioco, che non si capisce praticamente niente. Cioè in pratica questa è puramente acqua, e la superficie in pratica che è composta da lava. Ecco perché i pesci compaiono con questa, diciamo, aura di lava, diciamo così, che si potrebbe spegnere volendo, però questo è il dettaglio. Mamma mia, posso dire mamma mia? Dai, no, no, perché vai così Mario? Vai, 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 buona. Ora aspettiamo un altro clock. Via. Perché il fuoco si dovrebbe anche riaccendere volendo. Potrebbe farlo, perché siamo sempre sulla lava.
Non so perché ho fatto in questa maniera, ma mi sa che sono morto. Non sono morto. Silenzio, silenzio, silenzio. Ah sì, comunque sono ritornato con la webcam. Non è che non facessi più video con la webcam. Il fatto era che non serviva e dovevate vedere tutti quanti i posti in cui mi mettevo. Era questa la cosa da eliminare. Ora, la barca. Ok. Ok. Viaggiamo su una barca che ha dei problemi. Quindi piano piano a dirigere questa barca. Non è. Potrebbe volerci un bel po' di tempo. Questo sfrutta molto i principi di Archimede. Anche se non voglio... Vabbè. Meglio che non parla. Sì, comunque ho visto Indiana Jones. Solo per quello. Solo per quello. Non per altro. Anche se voi sicuramente l'avete già visto se vi appassionava. Perché è uscito un bel po' di tempo fa. Solo che io registro sempre in molto in anticipo. Aiuto. Questa poi è la fine oltretutto, raga. C'è gli ultimi due soli custodi. Cioè, ci rendiamo conto di quanta strada abbiamo fatto. Non è... Non colpiamo i pilastri. Dai. Dai. Gira. Gira, 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 gira. Yeah, mezz'ora dopo. Yeah. Forse. Dico forse. Non è. Non è. Ce l'abbiamo fatta. Let's go. Let's go, baby. Let's go. Come on. Ok, dobbiamo andare per forza a quella fonte d'acqua. Perché altrimenti qua finiamo il serbatoio, il rubinetto. E sì, qua ci dovremmo venire un bel po' di volte. Fortunatamente c'è un checkpoint. Almeno se ricordo bene. Sì, comunque qua dobbiamo venire un bel po' di volte. Ok. Dai, allontanati, allontana. Ok. Vai, vai, vai. Spingi un po', spingi un po'. Vai, vai. Bello, 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 bello. Qua si potrebbe fare il trucco morire, non morire. Perché si può fare. C'è un... Non è un glitch. È voluto, presuppongo, dal gioco. Nel fatto che... Io, se voglio morire prendendo una moneta blu perché vi toglie tutto quanto il momentum, non per forza dovete morire. Ecco, questo in pratica è il trucco. Però è abbastanza difficile da fare. All'inizio non mi usciva mai. Forse adesso mi potrebbe uscire volendo. Potrebbe. Aiuto. Vabbè, intanto le prendiamo alla lettera queste monete blu. Ok. Dai, tenete ZR, sempre ZR. Altrimenti morirete. Ok. Perfetto. Questo abbiamo fatto. Io non vorrei morire 10 volte. Anzi, quante sono? Vabbè, 8 volte per delle monete blu. Sono disposto a farlo, sì. Lo farò, diciamo. Vai. Va veloce, 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 veloce. Vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro. GG. Posso dire GG, GG. Allora, prendiamo anche questa. Non è, raga, cittare. Ho premuto ZR, non mi è nazionato però. Che paura. Che paura. Vai, veloce, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro, vai indietro. E mancano 5 di monete blu. Si goda, e non poco. Raga, si goda, non poco. Ok. Vai, vai via, vai via, vai via. Veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce. Ok, ne rimangono 4. Moriamo 4 volte e moriamo 4 volte. Chi se ne importa. Via. E si goda. E dopo questa si goda, raga. Ne mancano soltanto 3. Siamo morti istantaneamente. Ma chi se ne importa. Perché adesso noi respawniamo di nuovo qua. E quindi ci vediamo tra poco, gente. Mamma mia, raga, noi dobbiamo andare a prendere quella moneta e altre che si trovano all'incirca in quel punto. Perché noi abbiamo fatto gli altri che si trovavano a sinistra. Che facciamo? Aiuto. È un po' difficile, eh. Cioè, anche se dovessi morire un'altra volta, però non c'è problema. Sono andato nel chill qua. Va bene, dai. Proviamo. Intanto se muoio non succede niente. Perché posso prendere già questa moneta. Che non è scontata come cosa, però sì, è abbastanza importante. E anche altre. Ok, continuiamo.
Aiuto. 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 Solo aiuto. Raga, voi non sapete il panico che uno youtuber prova nel registrare questo episodio. Ma è atroce come episodio. Cioè, voi non vi immaginate la pazienza che ci vuole nel registrare questo episodio. Ecco perché io, vabbè, l'ho fatto subito dopo il video che è uscito per voi ieri. Per me, vabbè, non lo so quando è uscito, perché poi non so neanche quando finisce Pikmin. È vero. Allora io vale la pena che dico ieri. Vabbè. Cioè io sto registrando precisamente qualche mese prima dell'uscita di questo video. Ah, perfetto. Aiuto. Aiuto. No. C'è in questa maniera. Giriamo. Ma non si può girare. Mannaggia Pippo, non si può girare. Meno che. No. Si può girare, si può girare, si può girare. Forse. Forse. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dai, 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 dai. No, per poco. Vabbè, fa niente. Tanto lo stesso dovevamo morire. Vale la pena? Assolutamente no. Tanto siamo soltanto. Sono nuove le monete blu che ci abbiamo. Vediamo. Sono nuove, dimmi che sono nuove. Ok, allora dobbiamo morire soltanto un'altra volta. Sempre se ce la facciamo farlo, ma preferisco morire più che altro. E poi ritorniamo là e vi faccio vedere direttamente la battaglia boss, poi i crediti finali, che vi parlerò di un bel po' di cose. Il problema di quella moneta blu che è abbastanza complessa. Comunque ragazzi, curiosità, lo sapevate che i pesci di fuoco che si trovano all'interno di quest'area, volendo, permettendo, vi possono mangiare? Cioè letteralmente vi possono mangiare. Ecco perché sono fatti di lava. Cioè vi mangiano e vi fanno morire istantaneamente. Sono gli unici pesci all'interno di Super Mario Sunshine e di altri giochi. Secondo me viene preso di riferimento molto Super Mario Bros. Però non so fino a che punto. Comunque sì, sono gli unici che vi fanno danno istantaneo. E detto questo ragazzi, siamo arrivati a 10 monete. Usciamo da Vulcano Corona dopo aver salvato. Abbandoniamo quindi completamente questa missione. Andiamo a prendere il nostro Soli Custode e finiamo con 120 Soli Custodi, cosa che ci richiede obbligatoriamente il gioco. Altrimenti noi dovevamo aspettare un bel po' di tempo per vedere effettivamente il 100%. Io invece ho fatto così apposta, così possiate vedere tutto quanto. Potete vedere tutto quanto perché possiate. Ora soltanto troppo il congiuntivo. Potete vedere direttamente la fine vera e propria. Perché ragazzi, la fine è dopo aver preso 120 soli custodi. Direte voi, assolutamente sì. Ma il 119esimo è solamente quello delle monete blu. Benvenuto carissimo, sei con qui per concludere l'affare e per dire per la penultima volta una parola di questo let's play. Shine. Noi ci vediamo direttamente al razzo spruzzaturbo, spruzzorazzo, come si chiama lui. Ok ragazzi, siamo all'interno del vulcano più famoso di tutto quanto la storia, non l'Etna che si trova in Sicilia, ma il vulcano Corona. Detto questo ragazzi, spero che apprezziate questo video. Vi ricordo la sezione campanella. Se vi siete andati a perdere tutti quanti gli episodi, vi ricordo c'è la playlist del canale che vi metterò proprio adesso. E noi iniziamo la scalata verso il successo. Dobbiamo andare a beccare tutte quante le nuvole giuste. Non esiste una giusta e una non. Però ci sono delle nuvole particolari. Alcune si muoveranno, quindi attenzione. Attenzione davvero tanto. Non fate backbound perché le nuvole sono comunque leggere all'interno di questo gioco. Anche se pesano tonnellate e tonnellate di chili. Comunque, sì. Non fate backbound perché in questo gioco sono leggere. Oh, 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 l'acqua è stupenda, vero Junior? Sì, voi pensate di sconfiggere effettivamente Bowser Junior. Mamma Peach. È lava, è lava. Non mi sento. Ah, ho trovato il sole custode. Mario! Di nuovo tu? Mi vuoi proprio arrenderti, eh? Mario! Come osi rovinare la nostra vacanza in famiglia? Come in famiglia? Oh, è la mia sposa quella. Vabbè. Bella. Bella, bro. Aiuto, 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 aiuto. Non voglio morire, non voglio morire. Allora, raga, l'unico consiglio che vi do è: dovete fare obbligatoriamente questo. Altrimenti, se non fate la meteora, perdete soltanto acqua.
e l'acqua che voi avete è molto molto limitata. Dovete fare obbligatoriamente così per le fiamme. Oppure potete recuperare vita soltanto se distruggete dei pallottoli B in particolare. L'acqua invece non vi viene regalata. Quindi mi raccomando, raga, mi raccomando. Attenzione a questa melma che vi potrebbe fare danno se si bugga il gioco. Aiuto! Non so che cosa ho fatto, ma ce l'ho fatta. Bomba atomica. No, l'ho fatto male, raga, l'ho fatto male. Meno male che comunque non sto utilizzando tante volte il razzo, perché non mi ricordo quante volte si può usare il razzo. No, no, no. No, no. No, Mario, no. Vabbè, comunque c'è il checkpoint, quindi non vi preoccupate, raga. Ecco, questo è il checkpoint. Eh sì, è l'unico checkpoint che esiste. Abbiamo 24 vite, raga. Abbiamo 24 vite. Cioè, sapete che significa 24 vite? Oh, ehi, ehi, non mi fai giocare. Cosa è successo? Cosa è successo? Aiuto. Aiuto. Sto male. Boom. Comunque mi sa che abbiamo creato un cataclisma. Sì, ho detto che la melva alcune volte. Aiuto. Può toccarvi. Sì. Boom. Via, via, via. Ok, vai. No, ho sbagliato. Vai. Vai, mamma Peach. Ti salvo io, mamma Peach. Boom, boom, boom. E si gode. Si godendo un poco qua. E qua si godendo un poco. No, no, non voglio morire in questa maniera. Non voglio morire in questa maniera. Non voglio morire in questa maniera. Aiuto, 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 aiuto. No, non morirò. Non morirò in questa maniera. Non morirò in questa maniera. Silenzio, Bowser. Perché è giunta la tua ora. Era ricerca questo cannone. Ma what the spoil? Cioè, quattro sono le cose. Ne avevo fatte due o tre. Quanto tempo ci devo mettere per fare sta missione? E che cosa? Sì, vabbè, e perdiamo cuori. Perdiamone. Via, ciao. 3, 2, 1. Sbadabung. Ah, sono 5 però. Non sono qua. Era 2D allora la immagine. Dai, dai, dai. Dai, si gode un poco. Qua dobbiamo stare attenti, Siamo attenti, ok? Un altro 2. Ancora 2. Dai. Dai. Dai, dai. Si gode un poco. Bossa non ci ha visti. Siamo troppo veloci per lui. Siamo troppo veloci. Muoviti. No, non fare lo stesso errore di prima. Dai, che si gode. Dai, che si gode. 3, 2, 1. Ti dico, so long, Bowser. Ce l'abbiamo fatta. E si gode. E non poco, raga. E non poco. E vai, Super Mario Galaxy. L'episodio. Cioè, let's play prossimo. Vabbè, ciao! Ovviamente non è che è finito il video. Era per dire che non ci sarei stato con la webcam, ma vi parlo lo stesso. Però ascoltate la hostel perché è molto bella. Perché c'è una X? L'abbiamo pulita. Vabbè. Mario, look. Junior, I've got something.
difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopaline is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. E dopo tutto siamo tutti in vacanza, no? Oh, quanto è romantico, sabbie rosse. Ma quel sole custode che avete visto era proprio il 120esimo. E non ci dovrebbero essere queste animazioni che compaiono soltanto dopo aver preso 120 sole custodi. E quindi ragazzi, titoli di coda. Via con gli ariosi. E ragazzi, davvero bellissimo. Let's play Super Mario Sunshine. Allora, cioè, troppo bello. Molto acceso come gioco. Mi piacciono molto i giochi accesi, vivaci, che hanno una storia, che hanno una storia dietro. Non come Super Mario 64, presuppongo che molti di voi sappiano che a me questi giochi dove c'è la storia, Super Mario Odyssey ad esempio, sono dei giochi abbastanza belli. Cioè, a me Super Mario Kart, ok, ci gioco, ci gioco una, due, tre volte, ci gioco per divertirmi, ma non lo ripeto sempre. Cioè non è che rinizio da capo su Mario Kart, quello è il gioco e basta. Invece Mario Sunshine è bellissimo, è il primo gioco che ha effettivamente una storia. Diciamo, Super Mario 64 ce l'ha una storia all'interno, ma non è proprio la vera e propria storia. Bello, bello, bello come gioco. Allora, come voi dovreste sapere, c'è stato Pikmin qualche giorno fa in pratica, che voi avete visto. Per me, io devo ancora registrarlo, sono ancora prima, una settimana prima, anzi due settimane prima di Pikmin, quindi sì, sono di un mese in anticipo, presumo. Non so quanto sia durato effettivamente Pikmin. Sta del fatto che settimana prossima, ovvero la settimana successiva alla fine di questo video, che presuppongo che sia, cioè proprio dal lunedì al venerdì vada, ci sarà un vlog di io che sono andato a Roma. Ve l'avevo chiesto due mesi fa, questa cosa. Ora goditi la vacanza, te la sei meritata, grazie mille. Ma non è finito ancora qui il gioco, raga, mi raccomando. Dovremmo giocare a Super Mario Galaxy dopo quella settimana di vlog di Roma. Racconto tutti i suoi custodi. Vuoi salvare? Certo. Grazie. Sono 120, ragazzi. 120. Ok, rinizia di nuovo l'animazione iniziale. Sì, ma solo a 120 suoi custodi accade questa cosa. Ecco, c'è quel segno che abbiamo concluso tutto quanto. Ma non solo, raga. Adesso di solo delfinia. Non ci dovrebbero essere più delfinia news, eh? Abbiamo, cioè, 22 vite. Queste sono tutte le vite extra alle monete blu. E vabbè, anche altre monete. C'è per caso colui che... Ok, perfetto. Vi devo dire tre cose. Prima di tutto, per uno come te gli occhiali da soli non bastano. Perché non provi anche una camicia, una mia camicia? Così sarei semplicemente perfetto. E già, non credo ai miei occhi. Ti sta alla perfezione, sembra fatta apposta per te. Quando me la vuoi restituire, vieni a dirmelo, va bene? A 120 soldi custodi si sblocca questa maglia, che è poi stata sbloccata anche in Super Mario Odyssey, oltre agli occhiali da sole, che si sbloccano a 30 soldi custodi, quindi in pratica un quarto dei soldi custodi che noi abbiamo adesso. Detto questo, ragazzi, non dovrebbero essere finite qui le cose, perché se andiamo all'aeroporto del Fino ci dovrebbe essere una cosa particolare. Ora non mi ricordo se è vero o no, non mi ricordo davvero, però proviamo ad andare. Ah, è vero. È vero, scusa, non ce l'abbiamo. Sì, comunque ci dovrebbe essere forse qualcosa di speciale, ora non mi ricordo. Se mai giocatelo voi a questo gioco e ditemi un po' che cosa c'è effettivamente all'aeroporto del Fino. Non ci dovrebbe essere niente, se non sbaglio, ma non me lo ricordo. Comunque è bellissimo Mario in questa maniera. Si può fare una foto? Vabbè, dai. Ok, così è bellissimo. È solo e soltanto bellissimo. Nel fine news, l'inondazione causata dalle recenti piogge torrenziali si è ritirata. Il livello delle acque è tornato
alla normalità. Oh già, ragazzi. Perché Bowser Jr. aveva quell'attrezzo, che adesso non ce l'ha più perché ormai è stato distrutto, che permetteva di fare anche cambiamenti climatici. Però quelli sono altri dettagli. La lore in pratica l'avete vista completamente. Se c'erano altre cose da dire della lore, credo che ve lo dirò in Super Mario Galaxy all'inizio, nei primi episodi. Noi abbiamo concluso qui tutto il let's play di Super Mario Sunshine. Spero che abbiate apprezzato. Spero di vedervi in un prossimo episodio. Della creazione campanella. Noi ci vediamo settimana prossima con il vlog di Roma, da lunedì a venerdì. Poi sabato e domenica ci sono sempre quei video. Forse sabato esce un video diverso. E poi abbiamo direttamente gli altri video di Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy e Super Luigi Galaxy. Quindi sì, il let's play durerà all'incirca 3 mesi. Detto questo,